Siamo con Antonello Portera, nuovo sindaco di Savigliano, eletto domenica sera dopo l'esito delle urne al ballottaggio. Sindaco, io voglio partire proprio dal ballottaggio. Quasi il 65% ottenuto con 4.830 voti. Qual è, insomma, il suo commento di questo risultato elettorale, dove peraltro l'aveva già visto in vantaggio anche al primo turno? È ovvio che c'è tanta soddisfazione, anche alla luce del fatto che c'è stata una bassa affluenza alle urne, quindi un risultato più corposo dal punto di vista percentuale, in qualche modo tempera un po' l'amarezza per la bassa affluenza alle urne. Quindi è stato un risultato che ci soddisfa, secondo me premia il tipo di campagna elettorale che abbiamo portato avanti, lineare dal primo all'ultimo minuto, presentando la nostra proposta e trasmettendo, a mio avviso, anche un certo entusiasmo sia nell'ambito della coalizione sia nei confronti dei nostri cittadini. Ecco, lei ha parlato di entusiasmo. Io, noi, come Idea Web TV, l'abbiamo raccontato domenica sera qui live dal municipio. Lei che saliva le scale, i cori da stadio, il grande affetto anche, insomma, degli elettori, comunque di quelli che erano in lista con lei. Questo passaggio simpatico di fascia tricolore con il sindaco Giulio Ambrogio è stata una domenica sera di festa e di entusiasmo. Sì, sicuramente. Era un punto di arrivo di un intero percorso di tutta la campagna elettorale e anche un entusiasmo che ci carica notevolmente. Avverto chiaramente da parte dei cittadini aspettative molto alte nei nostri confronti e quindi sarà ancora più impegnativo e ancora più doveroso cercare di essere all'altezza di quello che i savigliani si aspettano da noi. Ecco, rimanendo domenica sera, poi andiamo avanti nelle altre domande che le faccio, ma ovviamente cerchiamo di essere molto brevi. L'ultimo momento di festeggiamento, ma è stato un momento significativo, l'ha voluto vivere davanti alla stazione ferroviaria. Sì, è il primo atto simbolico che volevo fare da sindaco della città di Savigliano. Sindaco che vuole difendere la città e difendere quelli che sono più in difficoltà nella città, cosa che peraltro è già stata fatta in passato e a questo punto è necessaria un'accelerazione perché la nostra stazione ferroviaria non può più essere una stazione inaccessibile, gravemente inadeguata rispetto a quelle che sono le esigenze odierne. Occorre che tutti possano accedere a questa stazione. Adesso le ultime notizie ci danno i lavori previsti per il 2023, speriamo vivamente che sia la data ultima e vigileremo per questo e faremo ogni passo necessario perché si arrivi al più presto a un risultato adeguato al prestigio della nostra città. Voglio, diciamo così, puntare l'attenzione sul passaggio di consegne con il suo predecessore Giulio Ambrogio. Domenica sera l'ho già detto, quel bel momento simbolico del passaggio di fascia tricolore. Martedì mattina, poco dopo le 9, lei ha preso ufficialmente possesso qui insomma, dell'ufficio del sindaco, di quello che sono i suoi spazi in municipio. Com'è stato questo passaggio di testimone con Giulio Ambrogio? Ma è stato un momento anche molto carino, penso che lo conserverò nei miei ricordi. Perché c'è stata una certa emozione e c'è stata anche una compartecipazione, oltre che di tutti i presenti, anche del sindaco che è uscente, che è stato veramente apprezzabile nel suo intervento e nella gioiosità con cui mi ha passato il testimone, diciamo così, anzi, diciamo, la fascia. Allora, il sindaco Portera e non più Ambrogio, che ha già preso possesso qui degli uffici, mi diceva prima a microfoni spenti che sta ultimando il giro di saluti con tutti gli uffici comunali. Sì, dopo una notte in cui non posso dire di aver dormito molto, la mattina alle 10 sono venuto qui
nel municipio perché avevo piacere di salutare uno per uno tutti coloro che lavorano dentro questo edificio per la nostra città. E non ho ancora completato il giro perché ci sono degli altri lavoratori del comune che operano in edifici diversi e andrò anche da loro, però era il primo passaggio che volevo fare quando ancora non ero ufficialmente proclamato sindaco, in attesa insomma del verbale definitivo. Ha citato la parola lavoro, ecco, su che cosa lavorerà come sindaco in questi primi giorni, in queste prime settimane, quali saranno i punti o magari gli obiettivi che adesso come sindaco di Savigliano volete raggiungere insomma a breve termine, ecco. Sì, diciamo nei primi 20 giorni. Voglio affrontare il problema dell'assegnazione degli spazi e dei tempi delle nostre strutture sportive, alle squadre sportive, alle società che inizieranno il nuovo anno, la nuova stagione a breve, e nello stesso tempo voglio anche fare il giro di tutte le scuole per andare a verificare quali sono le criticità che possono essere risolte in breve termine per prendere atto delle altre criticità che poi avranno necessità di un intervento un po' più a breve, a medio-lungo termine. Allora, probabilmente l'insediamento del Consiglio Comunale sarà il 14 luglio e capitolo giunta. Mi diceva prima, sempre a microfoni spenti, che è un work in progress, che state lavorando e che state cercando di arrivare a conclusione. Sì, cerchiamo di trovare la soluzione migliore. Tutti si stanno impegnando per offrire le disponibilità utili per una giunta che sia all'altezza della situazione, delle necessità. Preciso tuttavia che anche i consiglieri avranno una maggiore responsabilità rispetto al passato a supporto del sindaco e della giunta, e per parte mia ho intenzione di valorizzare tutte le persone che in qualche modo sono stati parte di questa importante avventura e mi hanno dimostrato di avere a cuore gli interessi della città, e poi anche eventualmente quei cittadini che vogliono in qualche modo dare una mano per il bene della città. Chiudiamo così. Nell'intervista che le ho fatto pre-ballottaggio, come ultima domanda le ho detto per quale motivo i savigliani dovrebbero votarla. Adesso invece io le chiedo un messaggio non più per gli elettori ma per i cittadini savigliani, dato che adesso lei è il loro primo cittadino. Cerchiamo di fare le cose per bene. Noi ci impegniamo come giunta, come consiglieri, direi anche di minoranza, e come lavoratori che operiamo nell'interesse del comune. Però meno errori si fanno se la cittadinanza partecipa in qualche modo, anche criticamente, a tutte quelle che sono le tematiche di interesse della città. Più ci troveremo spinti dalle iniziative dei cittadini, più saremo bravi noi a offrire qualcosa di buono per la città. Quindi lavoriamo tutto insieme, vogliamo essere partecipativi e consentire ai nostri cittadini, anche ai talenti che abbiamo nei vari settori, di emergere al meglio, e vogliamo che la città cresca nel suo complesso col contributo di tutti.